Pace e bene a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento via internet ed un cordiale benvenuto. Iniziamo il sesto giorno della novena della Madonna di Fatima. Oggi è una domenica, quindi oltre al canto che faremo adesso, saremo accompagnati anche dal suono dell'organo. Iniziamo con il canto Te lodiamo, Trinità. Te lodiamo Trinità, nostro Dio t'adoriamo, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo. Te lodiamo Trinità, tua bontà, te lodiamo Trinità per l'immensa tua bontà. Tutto il mondo annunzia te, tu lo hai fatto come un segno. Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Insieme, te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi sacrilegi e in diffidenze in cui egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori, Santissima Vergine di Fatima, che hai rivelato ai tre pastorelli un messaggio di pace e di speranza e hai mostrato i tesori di grazie che possiamo ottenere attraverso la recita del Santo Rosario, la devozione al tuo Cuore Immacolato e la comunione riparatrice dei primi cinque sabati, donaci di compiere queste devozioni con amore sincero, in modo che otteniamo le grazie insistentemente e ti chiediamo in particolare una cosa particolare che ognuno di noi avrà nel cuore. E se sarà per la maggior gloria di Dio, il tuo onore e la salvezza della mia anima. Amen. Sesto giorno della novena. Madonna di Fatima, hai insegnato i pastorelli a pregare incessantemente al Signore, in modo che i peccatori non patiscano
nelle pene eterne dell'inferno e hai manifestato a Giacinta che i peccati della carne sono quelli che maggiormente trascinano le anime ai terribili castighi eterni. Infondi nelle nostre anime un grande orrore del peccato e il santo timore della giustizia divina, e allo stesso tempo risveglia in noi la compassione per la sorte dei poveri peccatori e un santo zelo che ci spinga a lavorare con le nostre preghiere, esempi e parole per la loro conversione. Oggi, per scarsità di tempo, faremo un solo Padre Nostro, una sola Ave Maria e un solo Gloria, che li farà mia mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera finale. Padre Eterno, il cui Figlio unigenito con la sua vita, morte e risurrezione ci ha meritato il premio della salvezza eterna, noi ti preghiamo di concederci la grazia desiderata da nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Terminiamo con il canto il 13 maggio. Oggi è stata un po' veloce, ma mi devo sbrigare perché devo andare in chiesa per preparare la Santa Messa, quindi non ho molto tempo. Canto finale il 13 maggio. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in covadiria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Questa mattina alle 11 ci sono state le letture della quarta domenica di Pasqua. Ci vediamo domani alle 17 con col settimo giorno della novena. Un saluto e buona serata a tutti.